Samarri. Buongiorno. Oh, Inferna. Sono Massimo. Sono Massimino di Quarto. Ah, Ricca, buongiorno. Sì, allora personaggia, siccome sono un po' in un'emergenza incredibile, no? Perché ho fatto le feste, sai che alle feste si mangia, si beve, si pipa, si ingrassa come i porci. No. Allora volevo una soluzione per aspirare un po' la grassezza dell'addome che si è un po' lasciata andare. Voi avete delle cose, delle macchine che tipo ciucciano i grassi, robe che fanno sparire le panze? Sì, esatto, cioè abbiamo praticamente, possiamo, però sarebbe meglio che viene qui e vediamo un attimo. Ma cos'è che ci avete? Cioè, perché proprio sono ridotto in uno stato imbarazzante, non mi vedo quasi più il cazzo. Cosa? Dico che c'ho la panza che non mi vedo più il cazzo. Oh! Evarista! Evarista! Oh! Oh! Beh, scusa! Ma guarda questo personaggio! Ma vedi sempre quello che dice pancia questa! Mangio le tette prima! Ascolta! Pronto! Oh! Pronto? Mi sento un casino alla Madonna, che c'è la festa di compleanno! È una palestra questa, con chi parlo? Ma devi stare calmi, devi stare calmi a quelli dietro di te che non sento. Pronto? Io ti sento, personaggio, sono Massimo di Quarto. Ciao, grazie, credo che abbia sbagliato numero. Dai, devo tirare giù la pancia. E allora l'invito a passare. E se passo mi cala la pancia. Vediamo le informazioni. Ah, minchia, come sei professionale. Vabbè, però di stare calma alla gente, che sennò gli faranno il colossino nella schiena, Va bene, arrivederci. Arrivederci a costa, stai calmo, che devo chiedere informazioni. Quanto costa il movimento lì della palestra? Non che voglio pagare, perché io faccio tutto gratis, però tanto per capire cosa scrocco. Guardi, la invito a passare perché non posso dare le informazioni telefoniche. Ho capito, senso. Sei del KGB tu, ho capito. Non puoi dare cosa fai. Pronto? Quanto costa la situazione del posto lì? Scusi un attimo, in caso le passo il responsabile, così parla direttamente con lui. Va bene, passamelo. Sì, pronto, buongiorno. Oh, Sgorbuz. Ascolta, Sgorbuz. Quanto costa il movimento lì? Ho parlato prima con la personaggio, però doveva essere dei servizi segreti, non voleva darmi informazioni. Non mi dica con calma. Che informazioni ha bisogno? E mica sono agitato io. Perché sei agitato tu? No, mi dica. Allora, volevo sapere quanto costa la situazione lì per calare la panza, che non mi vedo più il cazzo. Ho mangiato una cifra durante le feste. Mi sono proprio lasciato andare pesantemente. Non mi si allacciano più i pantaloni. Lo so, tu ridi, invece sto piangendo. No, molte persone che vengono in palestra durante le vacanze hanno un po' esagerato, però le informazioni economiche le diamo solo di persona. E perché? Ah, perché fa tutto in nero, roba di tagliate le tasse, roba così, capito? No, però per scegliere una palestra forse sarebbe il caso di conoscerla, quindi magari se viene, valuta i servizi che offriamo, valuta il nostro modo di consentirle di allenarsi e togliere la pancia, poi magari sceglierà con più consapevolezza. Cazzo, dai, basta, ho capito, dai, devo venire là di persona, va bene. Senti. Però magari senza usare le parolacce quando ci vediamo. Aia. Ah, accidente. Oh, perdonami, t'ho offeso? No, per carità, però a noi piace avere un ambiente sereno. Dal punto di vista del linguaggio. Aspetta, sai perché? Piace che in palestra ci sia una certa serenità. No, mi dispiace, sai perché? Perché non me ne fregava un cazzo, hai capito? Quella la questione. È solo per puntualizzare. Non faccio perdere altro tempo, hai capito? L'obelisco te lo calo nel culo, hai capito? Proprio quando me ne fotta a me. Oh, scemo di merda! Ma quale sto pagliaccio? Aia. No, dettismo. Perché deve ciucciare questo? Dettismo. Buonasera. Buonasera, salve, estetista, vero? Sì. Ciao, senti, io volevo qualche informazione perché dopo Natale ovviamente mi sono sfondato di mangiare, quindi ho preso qualche chilo, ecco. Voi fate massaggi, queste cose dimagranti? Un attimo, le passo quella che se ne occupa. Allora,
Va bene, passamela. Secondo me questa c'ha due tette esplosive. Ma che cazzo due bocconcini. Pronto? Capezzola. Pronto? 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 Sì. Buongiorno, estetista? Sì, buongiorno. Buongiorno, salve, sono Giovannino, mi presento. Senta, io volevo un'informazione perché volevo tirare giù un po' di pancia. Però non ho, avendo la tanta pazienza di andare in palestra, anche perché non posso per un problema al naso che non respiro bene. Ho bisogno di fare un po' di massaggi dimagranti, ecco. Se c'è una cura, qualcosa, per capire un po' come fare, poi ci possiamo vedere, vengo lì in ufficio lì. Se vuole può passare, così ne parliamo meglio. Fantastico, fantastico, sì, possiamo fare questa. Ma sei anche dietologa tu o solamente? No, solo no, mi dispiace. Fai solo i massaggi? Sono solo una cosa estetica, sì. Più che altro quello, ecco, sarebbe più una cosa dietologa. Ecco, fantastico. Senti, una cosa così, volevo chiedere solo se è possibile. Mentre magari facciamo i massaggi, queste robe qua, no. se sono i massaggi, io non so adesso com'è la cura, non so com'è la pratica così. Sì. Però, cioè, le spiego, io praticamente, io farei una cosa tipo che mi aggancio alle tette mentre lei mi fa i massaggi e gliele succhio proprio. C'è la voglia di succhiarti tutta, espiratrice proprio che ti sfilo le unghie dai piedi. Grazie, se vuole parlare di queste cose può chiamare un altro centro estetico. Ma che sei tutta cicciosa bella, maglia. Che coglione. Che coglione.